con la sua vocina allegra. Era la vigilia di Natale, una splendida giornata invernale. Insieme alla mia compagna e alla nostra piccola Lucilla eravamo al Verano. Il cimitero monumentale di Roma in visita alla cara mamma, trapassata da qualche mese. Stavamo attorno alla tomba, rivolta verso il Monte Livata che faceva da sfondo. Il sole invernale ci riscaldava piacevolmente. Lucilla disponeva i fiori sulla tomba di mia madre e con la sua vocina allegra dimostrava che anche per lei la nonna era ancora viva. I nostri sentire, le nostre menti erano in una magica armonia nel ricordo della cara mamma che ci ha voluto veramente molto bene. In quel momento colsi la comunione dei nostri sentire e volli dare una forma all'evento attraverso parole adatte anche a Lucilla. Improvvisai questa preghiera. Signore, noi desideriamo inviare tanti saluti e bacini alla nonna. Se fosse ancora in terra glieli invieremo per mezzo di una bella cartolina, ma essendo lei in cielo, ti preghiamo di farglieli recapitare tu che hai il modo e l'indirizzo esatto. Spinti da una forza incontrollabile, sentimmo tutti e tre mia madre tanto vicina da essere noi. Perché? Commento. Perché la preghiera invocata, molto meglio se collettiva, è un fenomeno supernormale che ci unisce ai piani superiori di esistenza.